con l'inaugurazione questa mattina della propria sede elettorale, un open space in via Grazioli a Mantova, il sindaco Mattia Palazzi ha dato ufficialmente il via alla corsa che vedrà il rinnovo del consiglio comunale del capoluogo virgiliano nel 2020. Sono già 200 i volontari arruolati, una settantina i sostenitori che hanno dato la propria disponibilità tramite l'indirizzo email dedicato ad appoggiare la ricandidatura del primo cittadino uscente. Sì, oggi inauguriamo la sede elettorale, però abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa, non solo una sede elettorale, in realtà un luogo nel quale faremo un sacco di iniziative culturali, presenteremo libri, è anche un luogo proprio d'incontro, abbiamo arredato lo spazio in modo che si possa stare insieme, discutere e confrontarsi, naturalmente anche il luogo nel quale faremo riunioni, ragioneremo di programma. Stiamo organizzando con i volontari l'apertura della sede già dalle prossime settimane. È un lavoro collettivo, ci autofinanziamo. Il cuore della città, uno spazio bello per tutti, davvero uno spazio delle idee, uno spazio nel quale vogliamo tirare su tanta energia per i prossimi 5 anni per la nostra città. Il programma lo stiamo definendo, le iniziative ne stiamo facendo e ne faremo molte. Saremo come sempre in tutti i quartieri, stiamo lavorando a una grossa iniziativa sul programma, una 2 giorni che faremo a gennaio, e in mezzo a diverse iniziative tematiche. Saranno quasi una 20 i sindaci che verranno in questa campagna elettorale a ragionare con noi, perché Mantova in questi anni l'abbiamo tirata fuori dall'isolamento e dall'immobilismo anche facendo una bella rete con tante altre città. Noi faremo una campagna elettorale sulle proposte, sulle idee, andando a raccogliere tutte le persone che hanno voglia di dare una mano, perché in questi anni abbiamo visto che tante persone che ci hanno sostenuto e che si stanno impegnando con noi erano anche persone che, ripeto, partivano da altre idee politiche. Campagna elettorale che non parlerà mai male di qualcuno, ma parlerà sempre bene e sempre sulle proposte della nostra città. E d'altronde abbiamo governato così e questo è il modo con il quale faremo anche la campagna elettorale. Tra i temi principali che potrebbero infiammare la prossima campagna elettorale, sicuramente quello del lavoro. Lo è anche visto la crisi aziendale a Corneliani, ma lo è stato e lo è concretamente in questi 4 anni negli atti di governo. Ricordo che abbiamo insediato Rossetto, che sta finendo di costruire 200.000 metri di area e sono 100 posti di lavoro, 120 posti di lavoro a Esselunga, l'ampliamento di Paganella, le tante misure che abbiamo fatto per, ad esempio, finalmente una gioia, per favorire l'assunzione di giovani fino ai 29 anni. Sono 38 i ragazzi a tempo indeterminato assunti grazie all'iniziativa del Comune, ci abbiamo messo 500.000 euro per 2 anni. E quindi certamente il lavoro, però il lavoro non è campagna elettorale, il lavoro è tutti i giorni il tentativo di rendere Mantova accogliente per chi investe nel rispetto delle regole del nostro territorio, perché non c'è alcun dubbio che noi abbiamo bisogno di più imprese e più lavoro.